Stiamo provando ad andare verso nord e non so se i taxi ci accompagnano fino a lì. Alla fine abbiamo usato un'applicazione che si chiama Karim. Un ragazzo ci ha aiutato, è tipo Uber. Dovremmo pagare 15 Jordan a dispetto dei 50 che ci ha chiesto un tassista. Siamo arrivati a Jerash. Siamo a 50 km a nord da Amman, praticamente verso il confine con la Siria. Manca ancora, però la direzione è quella. Jerash è anche definita la Pompei del Medio Oriente. Siamo a Pompei, detta la Jerash del Mediterraneo. Benché la zona fosse abitata già in epoca neolitica, la città nacque come primo insediamento dei tempi di Alessandro Magno. Parliamo del 333 a.C. Le sue principali strutture, tuttavia, risalgono in gran parte al periodo romano. Posso dirci? Forse risalgono anche questi all'epoca romana. Piedi per arrivare alla stazione degli autobus, non c'è nessuno, tutto chiuso. E vabbè, adesso capiamo come tornare ad Amman. Giornata calda qui ad Amman, proviamo ad andare sul Mar Morto. Taxi ci accompagna a Amman Beach, ci riaccompagna e ci aspetta un'ora per 40 dinari. Siamo arrivati sul Mar Morto, mi metto il costume. Di fronte a noi c'è Israele. Situato a 400 metri sotto il livello del mare, il Mar Morto, questo straordinario specchio d'acqua blu, liscio come il marmo nei giorni d'inverno, è una strana sensazione, si galleggia moltissimo, però se ti metti a pancia sotto che vuoi nuotare, praticamente stai con la schiena tipo quelli del circo, perché non riesci a stare sotto. Certo, qualcuno potrebbe chiedere, ma quanto è salata l'acqua del Mar Morto? Così, questi sono i granuli di sale che si trovano calpestando la sabbia sotto il mare. Ad Amman. Siamo nella parte antica di Amman, la cittadella, detta anche Jabal al-Kar.